Amici di Udelibera, secondo appuntamento di Dimmi la Tua. Siamo nuovamente a Fano, al mercato, e questa volta ai cittadini chiederemo qualcosa sul turismo. La domanda sarà questa. Il turismo è una grossa voce dell'economia cittadina. Lo è stata e sempre lo sarà. Cosa dovrà fare, secondo lei, il nuovo sindaco per sviluppare e far riprendere il turismo? Guardi, secondo me dovrebbe fare delle iniziative anche culturali qualcosa per i giovani, perché per i giovani a Fano non c'è veramente nulla. Sintesi, penso che sia impossibile di questi tempi parlare di una singola costola di questo organismo che si sta deteriorando perché non è gestibile. Sicuramente ci vuole una presa di posizione coerente che riguarda lavoro, turismo, stato sociale e quant'altro. Abbassare i costi del turismo, anche perché si mettono la tassa. Innanzitutto sistemare la strada giù in fondo al Duecero, l'ex pista di Gocard, Viale Ruggeri, che è un disastro. E sorvegliare un tantino di più la zona lì, che alla sera dopo le 11, a mezzanotte lì è un branco di ragazzi che devastano e ne fanno di tutto per loro. E me curare molto, non so, i lati anche esteriori del paese, c'è una cosa che stanno andando in degrado notevolmente. Non sono tenuti dei popolari e qualche cosa per la città, la nettezza, tutte queste cose qui, insomma, lasciano un po' desiderare. La cittadina è come Fani, insomma, che si dovrebbe. Aumentare delle iniziative. Iniziative di tipo culturale? Culturale, sicuramente, quindi d'estate, d'inverno, quindi per le stagioni devono essere attive. La prima cosa che dovrà fare il sindaco è sistemare i mezzi di trasporto, perché io vengo dalla Lombardia e lì si paga pochissimo. Qui invece i mezzi di trasporto offrono pochissime possibilità al turista. Ma sicuramente valorizzare, allora io penso che innanzitutto il problema del, parlo in generale, dell'Italia sono gli italiani, perché abbiamo loro tra le mani. Semplicemente valorizzare quello che abbiamo senza fare tanti casini, dalla ristorazione, dal mare, dal porto, semplicemente valorizzare quello che abbiamo. E ora che i programmi li rifanno più moderni, quello che promettono dovrebbero fare, quello che promettono, perché molte cose promettono e non fanno. Ma nuovo impulso, cioè mancano proprio le strutture di accoglienza, cioè andando soltanto nella vicina Romagna, nei posti diciamo che tutti conoscono bene, soprattutto per chi ha dei bambini, c'è una ricettività che è semplice ma nello stesso tempo è efficace. Qua abbiamo visto giù in Sassonia, per esempio, ci sono dei giochi fatiscenti che anche io più volte ho sollecitato l'intervento di chi è preposto al controllo, alla verifica, perché erano veramente pericolosi. Al Lido stessa cosa, si incontrano poi situazioni, soprattutto al Lido, di degrado, nel senso che i bambini giocano in mezzo ai vetri, delle bottiglie, quindi è una situazione questa qua che, cioè io parlo dal punto di vista dei bambini perché in questo momento è la cosa che più mi interessa, però anche l'offerta che viene fatta a livello giovanile è molto scarsa, quindi non ci sono punti, diciamo così, di aggregazione. Sicuramente una programmazione a lungo periodo, manifestazioni nuove, nuove sinergie anche con gli stessi albergatori, coinvolgere più la popolazione, non limitarsi alle solite feste, le sagre paesane, quelle che fanno quelle che ormai sono un po' vecchie, insomma. Ma io credo che il discorso del turismo sia comunque un discorso legato per forza all'economia, per cui dovrebbe agevolare
coloro che si occupano di turismo, per coloro che hanno un'attività nel turismo. Quindi non so, cercare di agevolarli rispetto alle tasse, ai pagamenti, cose di questo tipo, in modo che si possa fare più sconti e si possa offrire un servizio migliore. E per attirare il turista invece? Ma per attirare il turista credo che ci voglia un pochino più di organizzazione riguardo agli eventi, meno costosi e un pochino più d'effetto. E cosa vuole che faccia? Bisogna che innanzitutto abbia un po' di risorse per poter fare qualcosa di buono, aiutare, mettere un po' a posto anche le strade, queste cose qui che quando si cammina, si viene un forestiero, poveretto, fa una cascata, bisogna che fa una denuncia in comune. Insomma, innanzitutto bisogna che si renda conto, si guarda un po' intorno e non avrà bisogno di tanti consigli. Così a occhio e croce, nel senso l'immagine, l'impatto è maggiore ordine urbano, nel senso che vediamo spesso della spazzatura abbandonata così e le strade che sono malmesse. È un disastro di tutto, le strade, l'insalata che c'è vicino ai muri, non sanno neanche come si chiamano le vie i nostri capiscioni. Disastro. Grazie. Io amo. L'hanno fatta proprio andare a terra, più terra di così non ci può andare. Ma di chi qualsiasi sia andato su, di qualsiasi colore, non è perché quello è di destra e quello è di sinistra, la stessa pappa. Spero che sia intelligente e che faccia cose buone. Bisogna che la sveglia Stefano. Beh, di certo la prima cosa sarebbe mettere a posto un pochino le strade. Prima cosa, perché siamo un pochino visti male, quelli che vengono da fuori dicono la prima cosa che vedono, insomma, è come messo noi. Confronto alla Romagna, siamo lontani mille anni luce, secondo me. Innanzitutto dobbiamo offrire anche alle persone che vengono un divertimento, la possibilità di far venire famiglie, perché secondo me i ragazzi qui a Fano non trovano assolutamente niente, perché se cominciamo ad andare a vedere nella costa, specialmente al mare, a una certa ora bisogna smettere di fare musica, non c'è fuori di questi bar che ci sono qui in centro, non c'è un trovo per i ragazzi, quindi è naturale che le famiglie vanno tutte verso la Romagna, quindi secondo me sarebbe da rivedere un attimo, da andare anche un pochino a copiare in queste zone dove il turismo va forte e soprattutto i prezzi. Noi a Fano siamo molto cari. Se vediamo, per dire, già cattolica, le famiglie riescono a stare con 50 euro al giorno, con i lettini, con gli sdrai, cioè hanno sicuramente un'offerta migliore di quella che diamo noi a Fano. Io credo innanzitutto sia da potenziare l'inglese in questa città, perché siamo veramente carenti, per cui se ci vogliamo rivolgere a un turismo nazionale, sì, ma il turismo internazionale non siamo in grado. Io ho avuto un'esperienza portando qua una persona che era straniera e purtroppo nemmeno negli hotel parlano inglese. Beh, la promozione delle marche in genere di più all'estero, probabilmente con degli stand che promuovono, diciamo, la regione Marche nelle fiere internazionali, come magari fa la regione Lombardia, e che sia molto più presente, che sia più pubblicizzata, tutti i borghi, e quindi potenziare. Certo che la zona mare deve essere più rispettata e più tenuta con più attenzione, specialmente, no, le aiuole, lo spazio verde. Piangere con i cittadini fanesi, che altro non si può fare. Incrementarlo, ma come fai a incrementarlo? Dovrebbe fare pubblicità esterna, internazionale. Una volta il grande sindaco, nostro della Terra Azzurra, andava all'estero, faceva pubblicità, cercava di far vedere i nostri tedeschi. Promozione. Tutto lì. Se no piangere come faceva Gesù davanti al muro del pianto quando c'era un pensionato italiano.